7 Jack and Replay e stasera commentiamo la semifinale. Che hype, che hype! In casa tua la solita sigaretta. Perché sulle te in nasalim sta canzone? Canzone dei vecchi. Complimenti per quello che stai facendo. Ah, ragazzi, oggi Mansh featuring. Cioè, tutti i cantanti fanno un featuring con un altro cantante già famoso. Fermato. Musica classica. Ma come ha fatto? È bellissima. Come? Ancora il mio posto nel mondo. Si è messo giubbotti antiproiettile perché Emanuele Agnelli è molto minaccioso oggi. Possiamo fare tutto. Vedi, beve un tranquillante ad ogni pausa. io trovo che la cosa, una delle cose. Cantante De Verdena. Ah, bella. Conosci? Certo. La canzone ti piace De Verdena? Rose Rosse. Perché non vi muovete? Perché non vi muovete? Che non ho i capelli lunghi, quindi come va a fare? Sarà solo il sangue in testa. Precisa da fare. Poi aggiungere un... Immagini se passano, ragazzi, fa la finale. Ma pure la finale. Ma vaninata voto. Ma già state qua. Capito, posa gli strumenti, poi riapri. E basta. Attacca il genio. Non hai chiamato gli amici per sapere se c'era un... Quando si stava rasando i capelli, si è scaricata macchinetta lui. C'è rimasto sulla basetto. Ha detto, ma faccia roba a basetto. Tanta stima. E questo è stato molto bello. Di mai dramma, trappa, anche quando risponde. Quando annuisce. Dice, volete, sono 200 grammi di prosciutto, ho fatto 2,50, lascio. Stasera di fronte a un... Se mi sono maglioncine che usa per dipingere il garage. Quello che avanza. Sul mio corpo quasi... No ragazzi, non lo so, per me questa è l'immagine del Natale. Stato prima la canzone mono. No, no! Ma è bellissimo. Quando tu e la tua amica non vi mettete d'accordo, vi vestite uguali. Ando da te. Sto provando a fare l'autotune, scusate. Leone, vivano almeno tre iene. Ciro, perché è una maracas? Ho deciso che voglio fare il tempo con la maracas. No, Ciro, ti prego. Già mi sto scocciando. Ma al basso c'è Gigi D'Alessio da giovane. Non c'è un ballottaggio in questo momento perché sommeremo, come vi ho spiegato prima, i voti della prima manche con quelli di quella che sta per iniziare. Ragazzi, ma voi avete pensato cosa regalare a Natale? Tengo un attimo il coso sul coso, si appiccia tutto coso, subito vengo. Perché io ho sempre l'ansia che non so mai cosa regalare a Mauro, capito? Ma a lei piacciono le sorprese, no? Perché non glielo chiedi e glielo vai a comprare. E quindi penso che non avrà una sorpresa. E allora penso che forse penso troppo, capito? Io vorrei fare come fai tu, vedi? Aurora, ti mangi una cosa buona e non ci pensi. Stai senza pensieri, sei libera. Ti prego, che le devo regalare a Natale? Per favore, dammi un consiglio. Ciro, ma ci hai mai pensato che quando compri uno specchio nuovo, in realtà è già stato usato? Sta cosa... Però sapete che lo specchio è un bel regalo di Natale, secondo me. Ma chi l'ha detto? Ma per chi? In generale, dico, no? Per la regina di Biancaneve. Che sei stato un professionista, perché non ti... Ci pensi all'improvviso un sacco di api attaccano l'orecchino? Oddio, ma questo è praticamente l'oscillazione emotiva del mio ex. Uguale. Fare questa canzone, io ti credo quando la fai. Guarda, una scelta più paraculo poteva essere solo Leon dei Melancolia. Comunque questa è una delle classiche canzoni in cui non sai le parole, però fai a man e te ne esci comunque bene. Little pieces of marmalade. Il finale. Naip. C'è uno più pronto, elimino mai drama. E quindi? Ah, oddio, sarà eliminata così, cioè, non pensavo. Ci vediamo tra 7 giorni, ti giocherai il titolo fino alla fine. È finita! Ragazzi, questo era il nostro ultimo intervento, noi vi lasciamo alla finale di X Factor. Sì, mi raccomando. Ci vediamo online, in giro, quando si potrà uscire. Dai, ci si becca! Buona finale! Ciao.